Buona la prima per la manifestazione Bollicine d'Abruzzo sabato sera nel suggestivo scenario del Largo Gardone Riviera all'Aurum di Pescara. Protagonisti della serata 50 stelle della produzione vitivinicola abruzzese, 50 spumanti di circa 40 cantine passate in rassegna nell'edizione inaugurale di un evento destinato a diventare negli anni a venire un appuntamento fisso. Migliaia di visitatori accorsi per degustare le tante specialità in una serata organizzata dal Wine Colors Eventi di Luca Panunzio, con il sostegno convinto della Presidenza del Consiglio regionale e i tanti sponsor, grazie ai quali è stato possibile anche abbinare un'iniziativa benefica con una vendita all'asta al cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Onlus Oltre le Parole, che si occupa di ragazzi affetti da autismo. Presenti anche le massime autorità politiche e amministrative, con il sindaco di Pescara Masci, i consiglieri regionali Testa e Montepara, il presidente e vicepresidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e Domenico Pettinari, ma soprattutto il presidente della regione Marco Marsiglio, che esalta anche da esperto conoscitore le qualità della produzione vitivinicola abruzzese. È il vino abruzzese che fino a un paio di decenni fa era considerato, come dire, un vinaccio da tavola poco nobile per i palati raffinati, invece oggi un vino apprezzato in tutto il mondo, vince premi in tutte le manifestazioni a cui partecipano i nostri produttori, quindi si sta affermando come appunto un prodotto anche di alta gamma. E la ricerca e la produzione sugli spumanti ne è un'ulteriore testimonianza, e quindi io credo che sia questa la strada giusta, perché noi non possiamo competere sulla quantità di quello che produciamo, ma quello che produciamo lo dobbiamo saper far giungere a ogni angolo del mondo e far apprezzare e ricordare per la qualità di quello che hanno bevuto. Un mercato, quello delle bollicine d'Abruzzo, in costante crescita, segno che anche su questo particolare settore i nostri produttori hanno tante cose da dire. Un trend in crescita: per 3 anni consecutivi le esportazioni viaggiano a più 7% su scala mondiale, quindi è chiaro che i produttori devono produrre un prodotto di qualità per mantenere il livello alto e proporsi al mercato internazionale con un prodotto sempre più concorrenziale.